Amici, ben ritrovati, un caloroso più che mai saluto dall'Associazione Terra Mater. Io sono Maria e anche quest'oggi, in questo mercoledì 18 marzo 2020, che mai certamente avremmo pensato di vivere in questa situazione globale che ci sta travolgendo giorno per giorno e dalla quale speriamo di riemergere. Almeno attraverso la radio, attraverso i sistemi digitali, il web, riusciamo a restare uniti, collegati, connessi e cerchiamo di tirar su gli aspetti positivi che forse questa situazione ci sta insegnando. Salutiamo gli amici che ci ascoltano da ondaradio.net. Vi ricordiamo che essere collegati con Radio Saiuz significa anche il poterci seguire in diretta, comodamente dal vostro PC o dal vostro telefono, come forse già state facendo, collegandovi al sito radiosaiuz.it. E se vi sarete persi la diretta, il canale YouTube di Radio Saiuz è un vero e proprio archivio anche per le nostre puntate. E lì trovate tutte le informazioni e le puntate di questi mesi. Mi scuso, ma sono reduce da una brutta influenza e quindi siamo stati assenti con le trasmissioni anche in queste settimane perché non riuscivo a tenere la voce, insomma, per più di un certo tempo. Speriamo che stasera, insomma, me la possa cavare. In straordinaria, quest'oggi in diretta, ma crediamo che diventi una bella consuetudine, se vi fa piacere, abbiamo il nostro numero WhatsApp attivo. Quindi, se desiderate, potete scrivervelo e in diretta possiamo leggere i vostri commenti e le vostre riflessioni senza chiaramente rivelare il vostro cognome, ma solo il vostro nome, rivelare quelle che sono le riflessioni di questo momento, come lo state vivendo, cosa sta accadendo, cosa pensate, insomma, si possa trarre di positivo da questa situazione, perché di negativo ne abbiamo già parecchio da vedere. Quindi ben volentieri. Leggeremo i vostri commenti. Allora, il numero è 328 833 9064. Ripeto, 328 833 9064. E se volete, potete scriverci brevemente cosa pensate, insomma, di questo momento, fare con noi qualche riflessione. Oggi avremo in collegamento e chiedo alla regia di contattare già la nostra ospite, Flavia Vincenzi, che già abbiamo avuto modo di conoscere in altre trasmissioni di Terra Mater, Le strade della conoscenza. Flavia Vincenzi è una life coach e insegnante di mindfulness di Pordenone. Con lei abbiamo parlato già in altre puntate della bellezza, in particolare del comportamento. Di come comportarsi in determinate situazioni, di come affrontare soprattutto lo stress e certamente la situazione che stiamo vivendo ci ha completamente abbattuto tutti i riferimenti, le nostre consuetudini, le abitudini e quindi in qualche modo già si parla di come affrontare poi il post di questa situazione, perché non soltanto noi, ma pensiamo a tutti gli operatori, i medici, gli operatori sociosanitari, gli infermieri, il personale, gli addetti alle pulizie che sono impegnati in prima linea nel far fronte a questa emergenza. Effettivamente, per quanto siano portati a svolgere questa missione, e non solo un lavoro, non solo ed esclusivamente una professione, in realtà questo cataclisma è piovuto addosso a tutti noi e quindi i numeri, le difficoltà, le situazioni sempre in emergenza
non aiutano certamente a saperle affrontare. Per quanto si possa fare, non si è mai abbastanza pronti, quando soprattutto poi un terremoto, chiaramente arriva all'improvviso come questo. E quindi parleremo con Flavia Vincenzi anche dei risvolti, che possono essere scatenati da questa situazione. Chiedo alla regia se Flavia Vincenzi è in collegamento. Ecco, Flavia, benvenuta. Grazie, grazie, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ecco, certamente avrai ascoltato quello che ho un po' anticipato di quelli che saranno probabilmente i post che si possono immaginare. Io in questi giorni ho letto diverse cose, non sono tanto appunto, nessuno di noi ha la sfera di cristallo e forse se avessimo la sfera di cristallo tante cose ce le saremmo evitate, saremmo stati più preventivi come l'esperienza che stiamo vivendo ci sta insegnando. Però si può immaginare quelli che saranno i traumi di questa situazione, soprattutto insomma, per le persone che sono in prima linea, ma mi rivolgo anche a situazioni scolastiche, a situazioni di professionisti, come si raccoglieranno i cocci di questa situazione? Quali saranno, secondo te, i panorami che si apriranno? Gli scenari che si apriranno da questa situazione, se ci saranno delle accezioni negative e magari anche qualche consiglio che puoi darci qualora ci siano dei cocci difficili da raccogliere. Sì, ho sentito quello che dicevi poco fa, concordo pienamente sul fatto che questa è una cosa che ci è capitata alla stregua di un terremoto, di un lampo, di una cosa inaspettata. E naturalmente, come tutte le cose inaspettate possono essere dei regali, per esempio, una sorpresa, un regalo a sorpresa. Che è bellissimo, positivo, inatteso, ma in senso positivo, insomma. E poi ci sono queste cose, questi avvenimenti che ci colpiscono in maniera negativa, nel senso che parliamo di un virus, che in alcuni casi passa ed è come se non fosse nulla, ma in altri casi crea dei danni notevoli. E quindi, essendo una sorpresa negativa, porta le persone a tutto lo spettro delle emozioni negative, in primis la paura, proprio perché sentiamo tante cose, ne sentiamo tante diverse, abbiamo delle convinzioni nella testa, decidiamo di credere ad una persona piuttosto che all'altra, c'è molta confusione e questa confusione è creata dal fatto che appunto non abbiamo mai vissuto un'esperienza di questo tipo ed è anche difficile capire il modo migliore, il modo più adatto, insomma, per affrontarla. Io credo che comunque una cosa potrebbe esserci d'aiuto ed essere d'aiuto sia alle persone che stanno bene che a quelle che sono, quindi che stanno bene intendo dire che sono a casa, che sono in quarantena, diciamo, in reclusione, non so come chiamarla, però sono a casa senza avere contratto il coronavirus semplicemente per rispetto nei confronti di se stessi, degli altri, della legge, eccetera, e le persone che sono invece come il personale medico, gli infermieri e tutto il personale che è in prima linea, insomma. Naturalmente c'è una distinzione tra queste persone, ci sono quelle che appunto stanno a casa senza avere problemi, ci sono quelle che invece sono in prima linea e avranno degli effetti diversi le une dalle altre, perché immagino me stessa, io sono a casa ma sto bene e quindi quando sarà finita questa emergenza, quando potrò riuscire
avrò una grande voglia probabilmente di vedere le persone, avrò una grande voglia di stringerle, eccetera. Un medico, un infermiere che ha fatto molti turni massacranti, che ha visto situazioni limite, probabilmente avrà voglia di vedere altre persone, ma forse le sue priorità saranno diverse. E quindi, secondo me, è sempre giusto dare un messaggio positivo, e il messaggio positivo è: cerchiamo di essere tutti d'aiuto agli altri. Se questa cosa ci deve insegnare qualcosa, ci insegni di guardare il nostro vicino. E quindi anche le persone che non sono qualificate per dare un aiuto psicologico offrono il loro aiuto anche solo per ascoltare, anche solo per salutare dal balcone, anche solo per fare un gesto di qualsiasi tipo per aiutare chi è veramente in difficoltà. E questo sarà il modo in cui noi potremo affrontare al meglio il post-coronavirus. Ah, assolutamente. Oggi leggevo della notizia pubblicata, insomma, trasmessa chiaramente dall'ANSA, che a Brescia c'è un dramma continuo in una casa di riposo di Quinzano, appunto in provincia di Brescia, dove dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono morti 18 anziani, 5 nelle ultime 24 ore. Uno solo dei decessi però è stato accertato essere riconducibile al Covid-19 perché è l'unico paziente al quale è stato fatto il tampone. La tristezza, ha detto il presidente della casa di riposo, Luca Lanfranchi, è quella, è per non essere riusciti, a proteggerli, e che è un sentimento che accomuna tutti noi all'interno della struttura. Il fatto che inizialmente rispetto a questa emergenza si è detto gli anziani sono quelli più colpiti, sono quelli più deboli e anche più facile che poi per una serie di patologie e pluripatologie poi vengano a perdere la vita e quindi è un destino inarrestabile. Certo, lo è per tutti noi, chiaramente, però questo non ci licenzia dal farci l'abitudine o dal consentire di scivolare più facilmente rispetto ad altre persone. E immagino, a proposito di quelli che sono i post di una situazione di questo tipo, che anche per gli operatori, infermieri, operatori sociosanitari, personale educativo che lavora all'interno di una struttura residenziale, di una casa di riposo, non ci si abitua mai in realtà al fatto che una persona venga a mancare, indipendentemente che abbia 80 o 90 anni, perché inevitabilmente ci sono dei rapporti, ci sono delle relazioni umane, ci sono delle giornate trascorse insieme, ci sono i giochi, i sorrisi, i racconti. E perdere così all'improvviso queste persone senza avere nemmeno il tempo di poter fare qualcosa, ecco, questa è una battuta di arresto che umanamente, come operatore, ti mette al muro. E quindi per ora io immagino che non ci si riesce nemmeno a rendersene conto più di tanto, ma dopo ci sarà da fare un gran lavoro, un gran lavoro di recupero, di ripresa morale. Da queste situazioni. La pensi anche tu, Flavia, così o diversamente? No, sicuramente condivido in pieno questa cosa. Sai, capita ogni tanto di sentir parlare qualche parente delle persone che sono nelle case di riposo, per esempio, e di sentire questi parenti magari confronti di alcuni operatori lamentarsi per la poca cura, eccetera. Io dico questo, sono sicura che non si può fare di tutta l'erba un fascio, quindi non sono, siamo tutti diversi come persone, quindi ci sono delle persone che hanno più cura, delle persone che ne hanno meno, e quindi non facciamo di tutta l'erba un fascio, però di una cosa sono certa, perché tra l'altro mi è anche capitato di recente di incontrare per delle giornate di formazione gli operatori di una casa di riposo. Vi posso dire che
moltissimi tra di essi, se non tutti quelli che io ho incontrato, hanno veramente un amore speciale verso queste persone. In alcuni casi può essere che una velocità nell'affrontare certe operazioni venga scambiata per una poca cura, quando magari in realtà sono i tempi proprio che dettano una necessaria fretta nel fare certe cose. Però veramente, secondo me, le persone che lavorano in questi ambiti, che siano le case di riposo, che siano gli ospedali, che siano anche i servizi educativi, usciamo un attimo dal sanitario e andiamo nell'educativo, sono persone che hanno la vocazione di avere rapporti con altre persone, di lavorare a stretto contatto con altre persone. E vi posso dire che veramente di persone che hanno amore e cura verso, in questo caso, le persone anziane, ma parliamo di qualsiasi malato o di qualsiasi ragazzo o bambino che sia parte del sistema educativo, c'è veramente tanto, tanto, tanto amore. Ed è giusto sottolinearlo perché sono persone straordinarie e in questo momento vanno lodate ancora di più perché veramente stanno facendo l'impossibile e, come nel caso che hai citato tu, di questa casa di riposo di Brescia, stanno vedendo anche le persone che a loro stanno a cuore perché fanno un lavoro in cui devono dimostrare il proprio amore o vogliono dimostrare il proprio amore e vengono a mancare. E quindi ritorno a dire quello che dicevo prima, cioè oltre ad essere un obbligo proprio morale da parte di tutte le persone che fanno sostegno emotivo. Psicologi, non psicologi, life coach, come nel mio caso, counselor, mettiamoci dentro tutte le persone che lavorano con le altre persone, con l'emozione delle altre persone, veramente dobbiamo fare uno sforzo tutti insieme per aiutarle. Però anche chi non ha non ha questa professione, comunque può fare la sua e noi tutti siamo chiamati ad essere d'aiuto agli altri. Assolutamente. E prendo proprio in oro la parola ultima che hai detto, aiuto agli altri, perché se è vero che chiaramente questa situazione è quella che è nelle sue difficoltà, nella sua tragicità e nella sua concreta difficoltà, è anche vero che insomma, nei miei anni, seppur sia abbastanza giovane, non ho mai assistito sia nella mia vita, ma anche in un tempo che mi fosse stato raccontato dai miei nonni, non ho mai assistito a questa rete, ad una certa rete di solidarietà che si è attivata da questa situazione. Mi rivolgo ad una rete di solidarietà che chiaramente parte dalla protezione civile, che è corpo insomma dello Stato, ma che sta facendo da coadiuvante e da collante con una serie di associazioni locali, soprattutto negli ultimi giorni, per dispensare i beni di prima necessità, alimenti alle persone anziane, piuttosto che attraverso le associazioni volontarie, i volontari delle associazioni consegnare farmaci a persone anziane che non hanno la possibilità di uscire, alle quali chiaramente ancora di più viene caldamente consigliato di stare a casa per ovvi motivi. E quindi c'è una rete di solidarietà in questo senso, di aiuto, c'è una solidarietà digitale. C'è un programma, il sito del governo italiano, che appunto il cui indirizzo è proprio Solidarietà Digitale, alla quale anche noi come Associazione Terra Mater abbiamo attivato l'accesso per quanto riguarda la possibilità di ricevere, insomma, almeno per un mese, la navigazione internet in maniera gratuita, per facilitare una serie di comunicazioni, ovviamente.
appunto le comunicazioni, le piattaforme, il web e quant'altro. Quindi c'è questa possibilità, dobbiamo dire, insomma, che ci paiono anche abbastanza ben organizzati in tempistiche straordinarie, a volte per il nostro paese quasi impensabili, visto che a volte c'è più una denuncia contraria. C'è un'attivazione di creatività, nel senso come si fa a far passare, a far trascorrere il tempo ai bambini, soprattutto rinchiusi in quattro mura di una stanza, da una stanza all'altra, una volta che hanno fatto i compiti, hanno passato, ripassato, rifatto, cosa si fa? Puoi cucinare, puoi preparare, ma poi come li intrattieni? E quindi si sono attivati una serie di programmi online che io non avevo mai visto, ma che sono nati proprio in questi giorni, su questa memoria. Quindi la mia domanda è, Flavia, come mai si attiva quanto più si attiva la creatività nel momento del bisogno? Da cosa nasce lo sviluppo, di mettere a punto la creatività? È un istinto di sopravvivenza dell'uomo o altro? Beh, diciamo che una cosa che è nota a tutti, no? È un meccanismo che si intercetta molto semplicemente, è il meccanismo quando ti manca una cosa, cioè solo quando ti manca una cosa ti rendi conto di quanto ti manca. E a noi la prima cosa che è mancata, proprio perché ci hanno chiesto, e poi obbligato a stare a casa, ci hanno chiesto di stare a casa e poi ci hanno obbligati a stare a casa, la prima cosa che ci manca è la libertà. E ci manca la libertà e ci manca l'abbraccio con le persone, ci manca di vedere altre persone, vediamo sempre le stesse persone e quindi noi siamo esseri sociali, noi dobbiamo socializzare con gli altri, indipendentemente dal fatto che lo facciamo o meno, ma dobbiamo avere la possibilità di farlo. E quindi la mancanza di socialità, un po' come nel Grande Fratello, diciamo, fa emergere ancora di più le emozioni e fa emergere tanti tipi di emozioni, fa emergere la paura, quando si sente che magari un amico, un parente è in ospedale o ha contratto il virus e fa anche emergere la creatività, fa emergere il voler essere d'aiuto, come dicevi prima, fa emergere l'amore, fa emergere le idee. Guarda, è spettacolare quello che io sto vedendo intorno a me e ti ringrazio veramente tanto di avere la possibilità di parlarne qui perché sentiamo tante persone, sentiamo tante cose alla televisione. Io personalmente non sono un'esperta di Covid, per cui non vorrei parlarne, ma il messaggio che vorrei dare è proprio il vedere l'aspetto positivo, l'opportunità che si nasconde dietro a questo. E una delle opportunità è la creatività e l'amore. Oggi ho ricevuto un messaggio in una chat di WhatsApp secondo il quale l'UNESCO ha messo a disposizione, ha aperto le porte alla Biblioteca Universale su internet. Anche questo è un passo straordinario. Tutti possono vedere dei volumi, anche volumi rari, su tutti gli argomenti del mondo, dello scibile umano. E poi appunto queste piattaforme che tu dicevi, c'è la possibilità di fare lezione online a distanza. Mio figlio, per esempio, sta già facendo con le sue maestre lezione online. C'era magari una ritrosia iniziale perché sono cose che magari non sono usate d'abitudine, però poi sono stati tutti felicissimi di vedersi. Il comune chiede a tutti i ragazzi, è arrivata una comunicazione, mi è arrivata proprio via mail, chiede a tutti i ragazzi di manifestare la propria creatività, per poi essere pubblicati sulla loro pagina Facebook. Scusate, e quindi secondo me è proprio il fatto che ci manchi la socialità che aguzza l'ingegno delle nostre menti e aumenta sentire le emozioni nei nostri cuori e ben venga.
Da questo punto di vista eravamo arrivati a un punto in cui molto spesso quando si andava fuori si vedeva gente isolata, immersa nel cellulare, o magari no, non vado fuori, non vedo gli amici, lo chiamo dopo. Quindi da questo punto di vista ben venga, è una cosa che ci aiuterà moltissimo, nella nostra socialità. Una sorta di incantesimo, un momento in cui sembra che il tempo si sia fermato, è chiaramente da prendere con molto senso metaforico quello che sto dicendo, nel senso che in questo difficilissimo momento per tutti, per il quale non sappiamo quali risvolti avremo, la ripresa dell'economia, come sarà, se ci sarà, se ci sarà un tracollo, se invece ci riprenderemo più forti di prima, più motivati, più carichi energeticamente, non lo sappiamo. Però sta di fatto che, come dicevo, sembra che il tempo si sia fermato e che sembra che si stia attivando un riequilibrio, o perlomeno la strada sia di un riequilibrio e di un'armonia. Quell'armonia che in realtà avevamo toccato, al caso di dire, il picco del punto di non ritorno, dove tutto ormai era stato estremizzato nel peggiore dei modi, in un senso puramente utilitaristico, sia nella maggior parte dei rapporti tra le persone, chiaramente in alcune situazioni, in alcuni casi, e sia nell'abuso della tecnologia. Oggi ho ascoltato un insegnante che ha realizzato un video che sta girando in Facebook, nel quale diceva: finalmente la tecnologia ha ripreso il suo posto. Era entusiasta del rapporto con i ragazzi, delle video lezioni, del rapporto che è nato del ricercarsi. Sappiamo benissimo le difficoltà della scuola, le difficoltà della generazione post 2000, di quanto effettivamente gli insegnanti fatichino per suscitare l'interesse nella loro bravura, ma è sempre più difficile suscitare l'interesse dei ragazzi con i contenuti, perché la tecnologia li ha assorbiti completamente. Invece ora la tecnologia è tornata ad essere quello per cui è nata, uno strumento di facilitazione, e quindi il rapporto tra l'insegnante e i ragazzi è stato quello, sembra essersi ripristinato questo rapporto di dialogo, e sembra una considerazione abbastanza diffusa, al di là delle difficoltà oggettive, delle connessioni, del fatto che non eravamo pronti come paese alla didattica online, all'utilizzo di piattaforme, che si è dovuto imparare tutto dalla mattina fino alla sera o dalla sera alla mattina. Però sta di fatto che la tecnologia sta ritornando, e auspichiamo che rimanga così anche dopo il passaggio di questa pandemia, al suo posto, all'essere strumento e non più protagonista. E questo è un passaggio importantissimo da questo punto di vista. E quindi mi ha fatto molto piacere ascoltare questo breve video, testimonianza di questa insegnante. E anche noi come Terra Mater ci siamo attivati, grazie a Flavia, anche all'utilizzo di una piattaforma, che permettesse ai bambini che frequentano il nostro doposcuola di continuare a svolgere le loro attività di supporto scolastico, insieme anche a dei giochi che in maniera molto, molto simpatica, molto attiva, Flavia con i bambini più piccoli sta mettendo in atto. Quindi è molto importante, insomma, questo aspetto, mantenere vivo in questa fase di trasformazione, ecco, che stiamo vivendo. Quindi il Campus App, che è appunto l'attività di doposcuola, è diventato interamente digitale in questo momento. Cosa ci puoi dire, Flavia, a questo riguardo? Beh, guarda, devo dirti che questa esperienza è
Non è nuova per me dal punto di vista del fare lezione a distanza oppure avere rapporti a distanza, però è nuovo nell'aspetto del dopo scuola, perché effettivamente il dopo scuola è sempre stato fatto ed è sempre stato considerato alla stessa stregua della scuola una cosa da fare fisicamente con i ragazzi ed è bellissimo da fare fisicamente. Adesso però non lo possiamo fare e quindi abbiamo detto ma insomma, vediamo come va, appunto, insieme a te che ho la fortuna di aver incontrato una persona così aperta e allora abbiamo provato. E devo dirti che veramente è una soddisfazione estrema, una cosa bellissima, come fondamentalmente non cambi nulla, cioè quello che sentiamo, i motivi per cui ridiamo, le cose che succedono sono le stesse cose, come se noi fossimo veramente fisicamente lì. Ed è bello vedere i ragazzi che quando si vedono si salutano, è bellissimo giocare insieme, poi il vantaggio della tecnologia è che io posso nascondere alla loro vista e quindi fare delle cose che magari non potrei fare dal vivo, nascondere delle cose, far loro sentire dei rumori e basta, per esempio, mentre se fossimo fisicamente lì mi sarebbe tutti addosso per cercare di vedere che cosa sto facendo suonare. Quindi c'è anche per certe cose c'è anche un vantaggio nell'essere a distanza. Comunque è veramente un'esperienza illuminante, sia per noi adulti sia per i ragazzi. Ed è proprio vero che la tecnologia ha ripreso il suo posto ed è vero anche un'altra cosa, e secondo me questa cosa vale per la tecnologia nel campo dell'educazione, ma per tutto. Ogni novità può essere affrontata in due modi, può essere affrontata a braccia aperte o a braccia chiuse, a braccia incrociate, quindi con amore e con il senso del proviamo, vediamo come va, cerchiamo di capire, proviamo ad affrontare questa nuova avventura o con paura. E questa è un'altra chiave che ci permetterà di trovare il modo di superare questo periodo che stiamo vivendo. Se noi lo affrontiamo con paura, con timore, o se noi lo affrontiamo invece con grande apertura e guardando quello che effettivamente ci può dare, più che guardare quello che ci toglie. Bellissimo, vero, vero, Flavia. Grazie, grazie mille per essere stata con noi Grazie, questa puntata. grazie infinite a te, grazie infinite a Radio Saiuz, grazie agli ascoltatori che sono stati con noi, è stato veramente un piacere e un privilegio. Grazie, a prestissimo. A presto, ciao e arrivederci a tutti. Amici, Flavia ha accennato una notizia che senza esserci messe d'accordo, appunto intendavamo condividere con voi. Questa possibilità che la Biblioteca Mondiale dell'UNESCO ha dato oggi libero accesso al suo immenso patrimonio, la World Digital Library. Il sito è www.d di Domodossola. L di Livorno.org, WDL.org, World Digital Library è un acronimo dove centinaia di volumi, ma anche antiche mappe, fotografie e filmati da tutto il mondo, un patrimonio immenso che appunto la Biblioteca Mondiale dell'UNESCO ha reso disponibile come regalo ai cittadini in questo momento difficile, ha scelto di dare libero accesso al suo patrimonio, un'occasione unica per riscoprire le antiche radici comuni nel segno dell'amicizia e della solidarietà fra i popoli, ma anche per scoprire tutti i grandi tesori letterari e culturali mondiali conservati nelle più famose biblioteche.
con particolare attenzione ai manoscritti, a lettere, libri rari, film e illustrazioni provenienti anche dall'emisfero orientale. È un patrimonio che appartiene a tutti noi, all'umanità intera. È uno strumento chiave per consentire alla missione dell'UNESCO di costruire la pace nelle menti delle persone, lo fa promuovendo la conoscenza e la comprensione reciproca, incoraggiando la cooperazione tra le nazioni in tutti i campi dell'attività intellettuale e tra questi rientra lo scambio continuo e reciproco di pubblicazioni, manufatti di interesse artistico e scientifico. Il progetto della World Digital Library è stato lanciato dal 2009, con gli scopi di promuovere la comprensione internazionale e interculturale, espandere il volume e la varietà dei contenuti culturali su internet e fornire risorse per educatori, studiosi e un pubblico generale, per sviluppare capacità nelle istituzioni partner e per ridurre il divario digitale all'interno tra i paesi. Quindi una maxi biblioteca mondiale digitale. Sono disponibili fino a 7 lingue e vengono raccolti contenuti e gioielli da tutte le massime biblioteche presenti al mondo, con la speranza che la permanenza in quarantena non costringa a leggersi tutti i 20.000 documenti presenti nella biblioteca. E inoltre c'è una lista di siti resi che sono stati siti online, siti digitali, per i quali di musei che riguardano appunto la possibilità di guardare, di visitare online, collegandosi appunto al proprio computer o al proprio telefono, di musei virtuali, musei da visitare stando a casa. Sono dei tour virtuali, scusate, e collezioni online che è possibile visitare comodamente dal proprio telefono anche. Si tratta della Pinacoteca di Brera di Milano, la Galleria degli Uffizi di Firenze, i Musei Vaticani di Roma, il Museo Archeologico di Atene, il Museo del Prado a Madrid, il Louvre di Parigi, il British Museum di Londra, il Metropolitan Museum di New York, l'Hermitage di San Pietroburgo e la National Gallery of Art di Washington, tutti i musei che, come sappiamo, in questo momento sono chiusi e quindi ringrazio per la segnalazione gli amici di Terra Mater che ci hanno appunto indicato e suggerito questa proposta. Proprio per cercare, insomma, non tanto di riempire il tempo, ma se vogliamo, di approfittarne, per guardare, dare uno sguardo anche ad altro. Inoltre, con Terra Mater, durante la settimana, collegandovi in Facebook, ma sono disponibili anche, i video, sul canale YouTube, sul mio canale YouTube, Maria Marzullo, è stata aperta una rubrica intitolata Emozioni d'arte, dove all'interno di ogni puntata vi racconto, insomma, personalmente e vi descrivo un'opera d'arte di artisti, maestri della pittura, dell'architettura, della scultura italiani. E quindi su YouTube, digitando Maria Marzullo Emozioni d'arte e Incontri d'arte, trovate alcuni video pubblicati in queste giornate. Ognuno di noi mette a disposizione le proprie capacità, le proprie possibilità, le proprie idee e le condivide con quanti più possibile che chiaramente apprezzano l'iniziativa. Ci lasciamo amici, ringraziando Radio Saiuz per la possibilità che ci dà di raccontare, di condividere, di esprimere quello che stiamo vivendo, di portare le nostre riflessioni anche a riguardo di questa situazione, ma speriamo di raccontarne come abbiamo fatto in passato, anche di più belle. E ci lasciamo con un'amica che ci ha inoltrato appunto al nostro numero una cosa simpatica. Sapete che tanto si dice su queste giornate passate più in cucina che a fare attività sportiva, visto che è fortemente consigliato di non uscire per evitare
contagi, trasmissioni e quant'altro, e quindi c'è un po' qualcosa che va all'impazzata. E allora questa amica ci trasmette questa un po' questa massima, questa barzelletta che vi leggo lasciandoci con un sorriso. Chiusi in casa si impazzisce? Non è vero. Ne parlavo col frigo, ma è un tipo freddo, di poche parole. L'unico che chiacchiera è il forno. Ma si scalda subito e finiamo col litigare. Adesso provo con l'aspirapolvere, ma mi sa che se la tira troppo. Quindi parlerò con la lavatrice. Sembra che gli giri bene. Amici, un abbraccio forte a tutti, stringiamoci forte, rimaniamo saldi, vinceremo questo e supereremo questo momento e rinasceremo a nuovi giorni e a nuovo sole. Grazie e alla prossima da Terra Mater, le strade della conoscenza.